Ciao ragazzi, ben ritrovati. Come state? Ormai si avvicina il Natale, le feste. Spero che stiate tutti bene. Allora, vi volevo dire una cosa. Prima di iniziare, nel mio sito, l'angolodiclaudia.com, c'è una parte dedicata a un mini videocorso. L'ho chiamato così, in realtà è un piccolo viaggio interiore che potete fare alla scoperta di voi stessi. Si chiama Manifesta la tua vita attraverso con gli archetipi, ok? È ad uno sconto scontatissimo perché costa 29 euro, però è una bella esperienza, scoprirete delle cose di voi stessi. Quindi se volete lo potete diciamo acquistare e visionare direttamente dal mio sito l'angolodiclaudia.com. Comunque, per qualsiasi domanda, curiosità, chiarimento, dubbio, così potete comunque scrivermi, ok? Allora, andiamo a vedere chi sei tu ora, cioè a che punto sei arrivato, che cosa hai capito, che cosa devi ancora capire. Insomma, andiamo a vedere proprio dal punto di vista proprio della tua crescita, ok? Della tua evoluzione e chi sei in questo momento, ok? Allora, tre varianti. La prima è l'ematite, la seconda il diaspro rosso e la terza è la septaria. Vi lascio un attimo ancora per qualche secondo per decidere, mi raccomando, scegliete sempre molto molto intuitivamente, ok? Ematite, diaspro rosso, septaria. Io direi che possiamo cominciare. Eccoci con l'ematite, prima variante. Allora, andiamo a vedere chi sei tu in questo momento, a che punto sei della tua crescita personale, della tua evoluzione. Partiamo da un oracolo risponde. Serendipità. Prendiamo tre Osho Zen. Così. Confronto, possibilità, in viaggio. Bellissime. E prendiamo una carta dai tarocchi. Controllo che siano, sì, ok. Va bene. Di bastoni. Allora, prima variante, sei a un ottimo punto, direi, della tua evoluzione e della tua crescita personale. Allora, qui tu innanzitutto mi viene da dire che hai già con questa carta della serendipità, hai già raggiunto una tua serenità interiore e questa è già una conquista enorme, enorme. E sei a un punto proprio di apertura verso il nuovo e hai anche questa, hai acquistato questa capacità di confrontarti anche con chi è diverso da te, con chi la pensa diversamente da te e magari cercare di carpire qualcosa che possa darti delle possibilità. Quindi
Io qui ti vedo, qui ti vedo proprio in viaggio, poi l'otto di bastoni è una carta molto dinamica, c'è questo ragazzo che salta lo stecciato, no? Quindi c'è, ti vedo in movimento, un movimento molto positivo e che parte da una tua serenità conquistata e che è un movimento che ti dà delle possibilità, ok? E parte proprio anche dalla tua capacità di confrontarti con il diverso, con ciò che è diverso da te. Questo tipo di apertura, questo tipo di confronto ti darà delle possibilità e alcuni addirittura proprio si faranno proprio dei viaggi, ma questo viaggio io lo intendo proprio come un viaggio dentro di te anche, ok? Un viaggio dentro di te che ti porta poi a delle possibilità e a delle azioni molto molto positive e costruttive. Quindi questo è, tu sei questo adesso e quindi è ovviamente se non ti risuona non è la tua variante, perché si parte da qui, poi dopo faccio anche con metto giù anche dei tarocchi, però si parte da qui, ok? Quindi chi ha scelto la prima variante, la prima variante ha già raggiunto una bellissima serenità conquistata ed è proprio qui fra l'altro possibilità c'è questo, cos'è? Fatemi vedere che cos'è che sta volando qua. Un'aquila, guarda che meraviglia. Cioè, voi proprio vi state per volare, volare, andare in viaggio, andare proprio verso il nuovo con grande, grande serenità. Questo è meraviglioso, prima variante. È meraviglioso. Allora, io adesso sposto e prendiamo anche giù dei tarocchi. Questa è la tua base, ok? Di questo momento, cioè nel momento in cui vedi il video. Adesso andiamo a vedere ancora, mettiamo giù sei tarocchi. Allora, abbiamo un re, vediamo un attimo, un re di spade al contrario. Un 7 di spade un asso di denari e dieci di bastoni cinque di denari e re di coppe. Allora, guarda, sei in un momento di crescita, mi viene da dire, oltre a questo, a quello che abbiamo detto, che è già una base per una buona crescita, perché tu ti metti alle spalle una energia un po' ferma e troppo mentale. Che vedeva forse magari più il lato negativo che positivo della propria situazione, ok? Questa mano che prende questa spada mi arriva proprio, mi è arrivato proprio questa cosa. Tu accogli le possibilità, ok? Stai per cogliere delle possibilità che ti portano a un nuovo inizio di crescita proprio, di crescita a 360 gradi. E questo 5 di denari che qui nei tarocchi dei Tarot of Oppositions qui è al dritto, quindi significa che tu non vedi più, non ti focalizzi più sulla mancanza, ok? Ma ti stai focalizzando sulle possibilità che puoi avere. Quindi hai un focus positivo,
ed è importantissimo, perché probabilmente prima variante tu hai imparato che i pensieri positivi creano abitudini positive, creano azioni positive e quindi creano il tuo destino in positivo, ok? Perché io qui ti vedo proprio cambiare atteggiamento proprio anche nei confronti dei pensieri, mi viene da dire, ok? Quindi tu vai verso un asso di denari, un re di coppe, vai verso una bellissima, un bellissimo inizio che è molto in sintonia con chi sei tu, con quello proprio che senti, ok? Con quello che ti dà la gioia. Quindi è una bellissima stesa, sei già a un ottimo punto della tua crescita personale, della tua evoluzione. Mi verrebbe da dire che sei già praticamente arrivato, tu della prima variante. Quindi, più di così, sono veramente molto belle. Sono veramente molto belle. Io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccoci, diaspro rosso. Allora, andiamo a vedere chi sei tu ora, cioè a che punto della tua crescita personale sei e della tua evoluzione. Insomma, andiamo a vedere. Allora, prendiamo un oracolo risponde, una carta dell'oracolo risponde. In prendiamo tre Osho Zen. Guarigione, la fonte, mamma mia, morale, prendiamo una carta dai tarocchi. Abbiamo la ruota al contrario. Allora, beh, anche tu, seconda variante, sei veramente a un buon punto anche tu della tua evoluzione. Allora, qui c'è qualcuno anche che potrebbe essersi avvicinato al Reiki o, non so, pranoterapia, cose di questo tipo. O comunque, se non è così, c'è qualcuno che ha un dono di questo tipo, ok? Allora, qui, la seconda variante, coloro che hanno scelto la seconda variante stanno facendo un percorso molto interiore che va proprio a connettersi con la fonte. È un percorso molto potente, di luce, di guarigione, infatti è venuta fuori anche la carta della guarigione, che va a destrutturare, che sta destrutturando, va a destrutturare delle vostre credenze limitanti che erano molto forti dentro di voi, ok? E che non permettevano che, diciamo, che girasse questa ruota, cioè stai facendo proprio questo percorso molto profondo di guarigione affinché proprio tu possa svoltare, no? Fare girare questa ruota eliminando
questi pensieri molto radicati dentro di te, no? Queste credenze, queste strutture radicate dentro di te e che magari provengono anche dall'infanzia e che comunque andranno eliminate con questa guarigione, con la fonte. Quindi sei veramente a un buon punto, assolutamente. Anche qui lo dico, questa è la base, poi metto giù anche dei tarocchi, però questo è proprio il principio della tua lettura, seconda variante, quindi se non ti risuona, non è la tua, ok? Probabilmente se non è la tua e non ti risuona, forse non hai scelto in maniera intuitiva la pietra, ma magari in maniera razionale. Detto questo, andiamo adesso a prendere anche sei tarocchi. Allora, abbiamo il 2 di bastoni, la torre. L'imperatore al contrario, l'appeso, il 2 di denari, e il 4 di bastoni. Allora, seconda variante, a metà del guado, anche forse a un po' di più di metà, ok? Stai cercando proprio di, grazie a questo percorso, questo di guarigione proprio qua, mi viene da dire, qualsiasi sia il tuo tipo di percorso, tu stai guarendo e stai finalmente guardando le cose da un'altra prospettiva, quella più sana, mi viene da dire, quella guarita. Fondamentalmente, ok? Questo farà sì che appunto con la torre ci sarà una destrutturazione, un crollo proprio di tutta quella struttura antica dentro di te, vecchia, no? Che non ti permetteva di progredire, no? Di fluire in avanti e avrai un grande cambiamento. Il 2 di denari qui è proprio il cambiamento, ok? E questo farà sì, anche l'imperatore al contrario mi parla di morale, di queste strutture, no? Che vengono, che crollano. Infatti l'imperatore al contrario viene dopo la torre, quindi crolla questa, imperatore al contrario, proprio la rigidità, no? Queste strutture molto, molto solide, che difficili da sciogliere, no? Invece avverrà questa cosa. O sta già avvenendo e questo ti porterà con 4 di bastoni, cioè a una grande felicità, una felicità anche di relazioni, quindi sentimentale, una felicità di coppia, quindi mi viene da dire di stabilità, insomma, comunque una felicità, una serenità anche a livello di casa, no? Quindi qui è bellissimo perché sei proprio lì che stai per fare il salto, il grande salto, ok? Stai guarendo o sei appena guarito, insomma, da delle strutture molto forti, ok? Che non ti facevano veramente fluire nella vita, fondamentalmente, e quindi ti stai avvicinando a questo bellissimo 4 di bastoni, quindi ad una felicità stabile, ad una serenità stabile che può essere di qualsiasi tipo. Il 4 di bastoni è una serenità familiare, di coppia, una serenità anche di tipo economico, insomma, una grande serenità e stabilità. Ok? Quindi molto, scusate, vedo adesso che erano un po', ok.
Quindi molto bella anche la tua variante. Devo dire che sia la prima che la seconda sono delle stese di grande evoluzione e di grande crescita che avete fatto. Quindi adesso poi andrò a vedere la terza, ma per il momento c'è un'energia evolutiva molto forte e molto positiva, ok? Cioè siete entrambi, sia la prima e la seconda, a un ottimo punto di svolta, ok? Bene, seconda variante, io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Eccoci, Septaria, terza variante. Allora, andiamo a vedere anche per te. A che punto sei della tua crescita personale, della tua evoluzione rispetto a quello che hai passato fino adesso e quindi rispetto al tuo futuro, rispetto alla tua vita, ok? Partiamo da una carta dell'oracolo risponde. Yang, incredibile, la seconda era Yin, invece tu terza variante sei Yang. Prendiamo tre Osho Zen. Comprensione. Possibilità, stress. Prendiamo una carta dei tarocchi. Abbiamo l'eremita al contrario. Allora, terza variante. Allora, tu sei in un momento della tua vita in cui fai tante cose, sei molto attivo, ok? Yang è proprio l'energia del fuoco, dell'azione, del movimento, no? Tant'è che magari fai più cose insieme, o comunque, insomma, ne fai tante, non ti fermi mai, mi viene da dire. Tant'è che c'è qui anche la carta dello stress, ma stress, devo dire che qui è uno stress positivo, vedi anche questa carta come allegra, però per dire che sei molto in fermento, mi viene da dire, no? E sicuramente cogli anche delle possibilità, vuoi avere delle possibilità, no? Quindi ti dai da fare, ti dai da fare. E, mi piace questa carta della comprensione perché mi arriva molto questa cosa che hai imparato ad essere comprensivo verso te stesso, okay? Nei tuoi confronti. E questa è una cosa molto importante. Quello che vedo è che l'eremita è al contrario, beh, per forza con questo Yang, perché non stai fermo, cioè probabilmente dovresti ogni tanto fermarti come fa l'eremita un attimo per riflettere un po' su ciò che stai facendo e su dove stai incanalando le tue energie, perché quando ci sono molte energie in movimento, a volte si può rischiare di disperderle, no? E di perdere un po' il filo conduttore del proprio cammino, ok? Quindi l'eremita è al contrario perché c'è molto yang, c'è molta energia in movimento, ok? Forse anche troppa, ok? Quindi questo è il momento in cui sei in questo momento della tua fase di vita, della tua evoluzione e crescita, cioè sei in una fase in cui senti il bisogno di agire, di stare in movimento, ok?
Allora, prendiamo, naturalmente se non ti risuona non è la tua, perché la base è questa. Prendiamo 6 tarocchi. Abbiamo il fante di bastoni, l'otto di denari, l'otto di bastoni, fante di coppe, due di bastoni e il diavolo, che qui è al dritto, perché c'è dritto e rovescio qua in queste carte. Allora, molta energia in effetti anche qui. Allora, sei proprio nell'energia di questi due fanti. Ora, il fante è sicuramente un'energia che fa dei passi, fa delle azioni, però ecco, il fante non è un re. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che è molto importante appunto che canalizzi queste tue azioni, no? Che veramente capisci bene quello che vuoi e come vuoi indirizzare il tuo percorso, ok? E ti stai buttando proprio a testa bassa, devo dire, questo è positivo sicuramente. Sai proprio, salti addirittura lo stecciato, cioè proprio qui c'è proprio tanta energia yang, qui proprio ti stai buttando e questo va benissimo. E il diavolo sotto l'otto di bastoni in realtà è un diavolo al dritto, quindi mi sta a dire che il diavolo è sempre un po' un eccesso, e come dicevo prima, qui secondo me c'è un po' un eccesso di yang, cioè che è positivo, assolutamente. L'unica nota che può essere un po' negativa appunto è quella di disperdere, come dicevo prima, il filo, no, del proprio cammino. Quindi è una bellissima energia di evoluzione, di crescita, e magari ti le carte, anzi, ti come posso dire, invitano, ok, a far incanalare bene queste energie, ecco, ok, affinché non ci siano degli eccessi, diavolo e stress, ok, eccessi in positivo, sono eccessi in positivo in questo caso, però magari, come dicevo prima, non ti aiutano a capire bene dove stai andando, ok, potresti in alcuni momenti non perderti un po', ecco. Questa è l'unica nota un po' negativa, ecco, se così vogliamo chiamarla, ok? Però è molto molto bella anche la tua, assolutamente. Quindi, terza variante, io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!